Se giocheremo troppo sulla difensiva rischieremo veramente di perdere, se invece giocheremo troppo offensivo il rischio sarà lo stesso, quindi dovremo fare una partita molto equilibrata. Sicuramente non è stata una bella esperienza quella di Salisburgo, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato, dove dobbiamo migliorare. Abbiamo giocato bene per 25 minuti, però poi abbiamo lasciato troppo spazio e chiaramente a questo livello in Champions League non si può fare. La prima cosa che mi piace di Carlo Ancelotti è certamente la sua esperienza e il suo CV, che è molto grande, è sicuramente un grande allenatore in Europa che ha avuto molto, molto titoli. Poi la seconda cosa che mi piace anche è il suo chewing gum, che ha sempre in bocca. Domani provo ad avere anche io un chewing gum, sperando che facciamo un bello risultato come lui ha l'abitudine di fare. Poi qualcuno con un grande esperienza che è forte tatticamente, credo che ha una buona comunicazione con le sue giocatori, sicuramente che se posso prendere esperienza domani in fronte a lui è qualcosa di bene per me. Chiaramente siamo delusi dal derby, dall'esito appunto dell'ultima partita. Abbiamo giocato bene per 45 minuti, poi insomma sapete com'è andata a finire. Però domani sarà un'altra storia, saremo concentrati e speriamo che andrà sicuramente meglio. Comincerò a parlare dei due mie ragazze, che sono effettivamente due colombiane. Sono due giovani giocatori che hanno molto talento. Che avranno credo una bella carriera nel futuro. Sono due ragazze con una grande educazione, con velocità, con una buona base tecnica e credo che sono giocatori che saranno presto pronto per un alto livello. In fronte a quelle due ragazze di Napoli conosco un po' l'attaccante, sì, che è un attaccante che ho visto nel campionato europeo e mondiale, che ha una tecnica, una velocità, sì, un grande giocatore, insieme con Mertens nella punta credo che può fare un buon lavoro. E in fronte a Ospina, lo so che non ha giocato tutte le partite all'inizio della stagione, ma lì ha giocato le tre ultime partite, se non mi sbaglio, due, sì, credo che è anche un grande goleador, keeper, buono giocatore, sì. Allora, il Salisburgo è una grande squadra, comunque spinge molto, gioca in verticale, fa poco possesso palla, mentre il Napoli appunto fa più possesso palla. E per quanto riguarda gli attaccanti di tutte quelle squadre, hanno due profili completamente diversi, però sono chiaramente ambo pericolosi. La prima cosa, la più importante, è che la mia squadra crederà a quello che farà domani. È proprio importante perché non abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare contro Salzburg. L'importante domani è nella mentalità, nella voglia, che abbiamo certezze che possiamo fare qualcosa di bene. La seconda cosa, evidentemente, siamo a casa, siamo davanti al nostro pubblico, lo sapete tutto che qui in Genghe c'è una grossa maggiorità di italiani nel pubblico, e di fare una grossa partita e di prendere qualcosa, sì. Allora, per quanto riguarda Dries Mertens, si tratta di un giocatore che ha una grandissima intelligenza, si muove bene tra le linee, destra, sinistra, avanti, dietro, gioca bene con tutti e due i piedi e segna anche qualche gol di testa. Per quanto riguarda Koulibaly, secondo me è uno dei più forti centrali d'Europa, ha un grande fisico, vince molti duelli, è forte di testa e poi ha anche giocato qui a Genk, quindi per noi questo è un motivo di orgoglio.